sia che la si veda solo come ricerca, sia che non la si veda come sistema per il complesso, non c'è dubbio che abbiamo moltissimo da fare. Infatti la nostra produttività ha perso posizioni molto importanti negli ultimi 10-15 anni, ma soprattutto negli ultimi 10, e oggi ci troviamo per certi versi, questo sì, in una delle peggiori delle situazioni possibili, perché abbiamo bassa produttività, alto costo del lavoro e bassi redditi. Insomma, una combinazione decisamente preoccupante. Allora, alcune idee del concretamente che fare. È già stato detto, e lo ripeto, è un errore, qui Franco Bernabè è stato molto efficace, rifare errori che abbiamo già fatto. Secondo principio, che credo dobbiamo prenderci dall'esperienza del passato, bisogna concentrare le risorse scarse dove si può avere grande successo, dove si può avere la massa critica, dove si può fare la differenza. I contributi alla ricerca e all'innovazione a pioggia, senza distinzione, un po' a ciascuno, vediamo ogni anno, non contano assolutamente a noi. Cose concrete, cose ulteriormente fattibili velocemente, c'è il tema del premio fiscale all'innovazione. Grandi errori quando si è voluto mettere direttamente soldi, giusto parlare per esempio di meccanismi di crediti d'imposta invece di mettere soldi direttamente. Certamente, l'ha detto Phelps in alcuni suoi articoli brevi, che è un grande merito, e molto efficaci, con un po' di quei soldi che certe volte vengono messi per finanziare, per sussidiare il consumo, che finisce subito. Con una parte di quei soldi si sarebbero potuti e si potrebbero creare condizioni di successo, di crescita a lungo periodo di grande maggiore efficacia. Strumentazione più specifica per la ricerca. E poi arrivo ovviamente al punto e al ruolo che possono avere le banche o le banche che si sentono di farlo. Noi manchiamo di una parte di strumentazione importante nel campo del finanziamento alle nuove iniziative. Perché non avere, per esempio, una legislazione, una normativa sul venture capital adeguato vuol dire avere un vero problema. Perché quando si vuole favorire fino in fondo l'intrapresa di nuove iniziative rischiose, bisogna garantire chi lo fa, che come può aprire o chiudere, che se non va, che è fisiologico, 5-6 volte su 10 non va, è ovvio che non vada, ma non è che questo debba essere un fallimento. È stato parlato giustamente, è stato menzionato giustamente il tema dell'attitudine nei confronti dell'errore, che è ben diverso da punire chi in cattiva fede procura danni ad altri, mentre l'errore deve essere non solo tollerato, ma in qualche modo aiutato a diventare nuovo tentativo. Qui ci vogliono anche norme, perché se per caso invece il chiudere in perdita un'iniziativa ti può comportare delle conseguenze addirittura penali in taluni casi, beh, mille volte ci pensi prima di farlo. Se, come diceva Franco, devi fare tantissime cose per cominciare, ma poi anche per chiudere, che certe volte è il modo chiave per poter rendere comunque compatibile il tuo esperimento, ci metti mesi o anni o non ci riesci proprio, per questo è l'opposto del creare le condizioni per l'innovazione. Mi sembra invece nella direzione giusta la proposta bipartisan che è stata fatta, e veniamo al tema della banca dell'innovazione, o meglio, il professore l'ha già qualificata diversamente, più che banca di credito, è fondo, cioè capitale. Ecco, allora, per l'amor di Dio, se c'è la possibilità di farlo, non è che io mi sento di dire che è un'idea sbagliata. Il meccanismo, secondo me, avendo risorse limitate, è probabilmente di più, più efficace quello di utilizzare queste risorse per facilitare l'investimento in campo innovativo di chi comunque ha le competenze e le capacità e di investire fa questo mestiere. Cioè, è più, se uno ha 100 ottiene molti maggiori risultati se fa un fondo di garanzia che supporta i fondi che fanno investimenti nel mondo dell'innovazione, che non distribuendo i 100, perché con i 100 uno da 1 a 100 iniziative. Se fa un fondo di garanzia che deve coprire la possibilità di rischio che 1000 iniziative
possono avere, probabilmente con la stessa somma rende possibile molto di più, e soprattutto lascia a chi ha la competenza, la libertà, chi opera nel mercato, chi è vicino a quello che succede nel mondo, la possibilità di fare bene il suo mestiere. Quasi tutte le cose di cui ho fatto breve elencazione non mettono certo a rischio i conti pubblici. Ruolo delle banche. Allora, ruolo delle banche certamente di partecipare, di contribuire alle cose che abbiamo detto. Noi abbiamo fatto una scelta che è quella del sentirci impegnati in questo campo. Sentirci impegnati in questo campo vuol dire andare oltre il credito. Premesso che siamo il più grande, diciamo, portatore di credito al sistema Italia, abbiamo quasi 500 miliardi, che è circa un terzo del PIL al nostro paese, semmai veniamo accusati di crederci troppo in questo paese, ma comunque credito c'è, ma certe volte il credito non è sufficiente soprattutto in mondi tipo quelli di cui stiamo parlando. Allora lì c'è un tema di capitale, c'è un tema di ruolo che la banca può svolgere, e quanto a capitale bisogna apprezzarsi, noi l'abbiamo fatto, abbiamo deciso di mettere cifre importanti a disposizione di iniziative imprenditoriali esistenti o nuove, per, sapendo sempre che nel nostro deve essere un ruolo di minoranza, deve essere un ruolo provvisorio, dobbiamo uscire, che infatti da oltre metà di quelle che abbiamo messo in moto, che sono misurabili in centinaia, siamo già rientrati dentro, però in molti casi ci rendiamo conto che se non c'è chi mette anche un po' di capitale di rischio, certe iniziative proprio non succedono, soprattutto dove il rischio e quindi il livello di innovatività è molto elevato. Ruolo da due punti di vista, che è sempre un po' un ruolo di ponte che la banca svolge. Allora, un ruolo ponte che si è dimostrato molto valido è quello, ne parlavo prima col direttore, di aiutare persone, inventori, persone che hanno attraverso ricerca o semplicemente fantasia messo a punto dei progetti, aiutarli a trasformarli in business plan, perché molto spesso chi è un inventore non è uno esperto in business administration, e presentarli ai potenziali investitori, perché il grande problema è di far avvicinare, di fare contattare chi è disponibile a mettere fondi in iniziative di seed capital, di angel capital, di venture capital o semplicemente di nuove iniziative, con queste idee che devono essere impacchettate, devono essere presentate, devono essere selezionate. Si chiama Startup Initiative, l'abbiamo fatto con varie università sia in Italia che all'estero, e ha portato a centinaia e centinaia di iniziative che hanno trovato il matching di interesse almeno con gli investitori di questo tipo. E qui è un ruolo che non va oltre il credito, va oltre anche l'equity, è un ruolo di collegamento. L'altro ruolo di collegamento che si è dimostrato molto valido è quello tra imprese e università. Con molte università, certamente i politecnici sono in prima fila, abbiamo creato dei meccanismi di finanziamento che, pur essendo a lungo termine, non richiedono garanzie reali, dove c'è la valutazione, il timbro, il bollino blu del laboratorio universitario che ci conferma che l'iniziativa che si va a finanziare, molto innovativa, molto tecnologica, ha le gambe per camminare, e molto spesso la banca di per sé non può avere tutte le competenze per fare questa valutazione, allora fa da ponte tra queste due entità. E devo dire, stiamo parlando di più di un miliardo di finanziamenti con il meccanismo Innova, e a cui poi si aggiunge l'accompagnamento di molte iniziative attraverso incubatori, dove pure ci sentiamo e siamo impegnati. Quindi questa è un po' la mia reazione. Sappiamo che precondizioni a che tutto questo avvenga, e sono state dette alcune di queste precondizioni, è proprio la capacità di lavorare insieme, perché questo genere di programmi hanno tempi e necessità di consenso che non possono qualificarsi né di destra né di sinistra, sono veramente cose che soltanto insieme si possono fare, con una grande anche intelligenza multidisciplinare. Bisogna avere ottica di lungo periodo, perché se non si ha ottica di lungo periodo non si aiuta la ricerca, e se si fanno programmi a breve è come non farli nel campo della ricerca. E bisogna avere una certa fiducia nel futuro, ma questa è una scelta personale che ci si può avere. Grazie.